Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Vedete le curve ormai, la gradinata vuota, stanno tutti correndo verso la macchina con la fornacella pronta per continuare una Pasquetta che era cominciata benissimo in un posto bellissimo, una giornata meravigliosa, ma che purtroppo non ha avuto il seguito che ci saremmo aspettati tutti. L'Empoli ha vinto 3-0, tutto sommato meritando, ma con un risultato troppo più largo di quello che ha detto il campo, davanti a un pubblico che secondo me è sprecato forse anche in Serie A. Credo che solo 5-6 stadi in tutta Italia possono competere con l'amore, l'affetto, il calore, la passione di un pubblico che è davvero straordinario. Ho ripetuto più di una volta che in Serie A ci andrà l'Empoli, che è sicuramente una squadra più forte, ha molti più mezzi economici, ma non ha la nostra passione. Abbiamo visto 50-60 persone che in un giorno di festa sono venute ad accompagnare una squadra fortissima che è prima in classifica. Fosse stato il Foggia, credo che non sarebbe bastato lo Zaccheria per accogliere tutti i nostri tifosi. La partita non la commento, l'avete vista tutti. Il Foggia ha avuto un momento di buio totale tra il decimo e il quindicesimo, dove ha subito 3-4 occasioni da gol. L'Empoli ha sprecato tantissimo, ma il gol era nell'aria e alla fine siamo stati puniti. Nel secondo tempo eravamo entrati con tutto un altro cipiglio in campo, avevamo schiacciato l'Empoli nella sua area. Un infortunio di Martinelli ha aperto poi la strada alla vittoria dell'Empoli. La partita dopo è stata soltanto accademia, l'Empoli si è difeso, il Foggia ha avuto tantissime occasioni da gol, davvero tante, una clamorosa con Mazzeo, non è riuscito a dare neanche la soddisfazione del gol ai propri tifosi. Ci rivedremo comunque a Cremona, il Foggia perde l'occasione ancora una volta di svoltare il proprio campionato, siamo al centro classifica, a Cremona finalmente non troveremo una squadra forte come l'Empoli e potremo magari, e chiedo ai calciatori di dare una soddisfazione a un pubblico che sarà davvero numerosissimo anche a Cremona. Io la vedo così, un caro saluto da Francesco da Prato a tutti gli amici di Mitico Channel.